pandemia la fede e la tradizione non si perdono. Sì, è importante pregare. Ecco, lei ora ha visto il quadro della Madonna, ecco cosa gli ha trasmesso? Abbiamo organizzato bene la cosa, quindi siamo potuti passare tutti quanti davanti e abbiamo pregato per tutti, vivi e defunti, ricordando tutti i nostri cari che non ci sono più, che venivano sempre qua, quando era detto questa tradizione. Grazie. Lei ogni anno non manca la festa della Madonna, ecco, quest'anno da due anni che manca la processione, ecco. Purtroppo è una cosa che sicuramente tocca molto, è una cosa che si è sempre... Sono sempre stato in qualsiasi situazione, sia di... Purtroppo questo Covid ha bloccato, non so... Però le tradizioni si mantengono lo stesso. Certo, ce l'abbiamo dentro. Senta, oggi i regini a tavola metteranno le frittole, il panino con la salsiccia, un po' chi può, sì. Anche questa è la tradizione della Madonna. Anche questa, sì, sicuramente. E così ogni anno si viene qui per la Madonna. Sì, sì, certo. Oggi è l'ultimo giorno. Oggi è l'ultimo giorno. Doveva esserci la processione per la città, purtroppo. L'ha impedito. Anche perché è una festa di popolo, no? Eravamo tutti contenti, per me è una tradizione, anche se io per esempio non sono credente, però a questa festa ci tenevo particolarmente, perché è sempre una festa popolare, una festa dove vedi la gente. E non lo so, sarà una cosa ancestrale, perché da piccolo ho partecipato sempre, e mi sono cresciuto, con mia madre uscivamo. E quindi tutti questi ricordi fanno sì che io ci tenga ecco molto anche quella... sì, per tradizione, sì. Anche se non sono credente, ripeto, però è bello vedere tanta gente, bambini, la folla in pace che segue questa bella manifestazione. Ecco, qual è la sensazione popolare? Qual è la sensazione che non c'è la processione, ecco? È un pochino triste, mi dà un senso di tristezza, anche vedere sabato che mi hanno portato, non so se la Madonna o il Pullman. Infatti. Cioè, mi ha dato un senso di tristezza. Sì, sì. Infatti ha pianto la mattina casa, quando è uscita la televisione, ha pianto un pochino. Ecco, si fa la fila per vedere. Si fa la fila per vedere la Madonna. Sì. Ogni anno le viene. Ogni anno è una tradizione, si ripete, ed è un atto di devozione verso la Madonna. E da due anni che non si fa la processione, cosa. È una mancanza veramente grave, molto grave. D'altra parte con il Covid, con questa pandemia non si scherza, per cui è bene che si facciano queste restrizioni così, e per cui accetto volentieri di fare la fila. Ecco. Ecco, le tradizioni vanno mantenute però, diciamo. Le tradizioni vanno mantenute, speriamo che l'anno prossimo sia diversa, ce lo auguriamo tutti veramente. Spesso nelle case dei regini oggi non mancano le frittole, ecco le... vabbè, certo. Oppure il panino con la salsiccia, ecco. Sì, quella è tradizione. Quella è tradizione, io non senza ne mangio di quella perché non è festa. Io non ne mangio perché non è quella la festa. La festa è la devozione, la grande fede che abbiamo nella nostra protettrice, veramente, della nostra città. Quindi è questo fondamentale, sicuramente. Poi tutto il resto è un po' coreografia, ecco, contorno. Va bene, andiamo. Intanto c'è la fede per la Madonna. Certo, quello è incrollabile. È veramente, diciamo, quello che effettivamente è importante. È importante e per noi regini sicuramente... è qualcosa di irrinunciabile. Come si rinuncia a fare una visita alla Madonna? Ecco. In questo periodo così particolare, ecco. Sì. La tradizione, la festa, semplicemente. Noi stessi. Siamo devoti alla Madonna della Consolazione. Ogni anno io la seguivo scalza dall'eremo e ci manca andare dietro al quadro. Però veniamo e la troviamo qui in cattedrale, come è giusto che sia. Quindi la fede e la tradizione non si perde lo stesso? No, per l'amor di Dio, non esiste. Per chi crede, per chi non crede è un'altra cosa. Ecco, oggi quando l'ha vista cosa gli è trasmesso? Un'emozione fortissima, perché ogni volta che si vede il quadro della Madonna, da quando scende, da quando lo portano, quando è all'eremo, è un'emozione troppo forte, è bellissimo, è una cosa meravigliosa.